Mister Brando, commentiamo questo 0-0, forse una partita un po' brutta che si è ravvivata verso la fine. Sì, brutta perché purtroppo la mia squadra ha dovuto fare a meno del portiere titolare, di Galletta Giovanni che si è infortunato, Galletta Simone, Criaco si è fatto male pure, una partita nata male e continuata peggio, però quelli che hanno giocato hanno tenuto bene il campo contro un'ottima squadra, quella del Soverato, quindi abbiamo cercato di non far giocare loro e di ripartire. Questo era il nostro obiettivo, ci siamo riusciti, quindi complimenti ai ragazzi. Ma ho visto che avete fatto 3 sostituzioni forzate, si può dire, in quanto si sono fatti male. È qualche problema atletico o è proprio la sfortuna oggi? Ma atletico no, perché i ragazzi fino adesso hanno lavorato bene sotto questo punto di vista e non abbiamo avuto nessun problema. E certamente la sfortuna, perché 3 infortuni di questa natura che accadano nella stessa partita è molto improbabile, molto difficile. A noi oggi questo è successo, purtroppo abbiamo dovuto poi fare di necessità virtù, però ripeto, chi ha sostituito gli infortunati e gli assenti ha onorato la maglia, ha giocato con cuore e contro un Soverato del genere ci voleva appunto tanta corsa, tanta volontà, i ragazzi ce l'hanno messa e complimenti a loro. Qua un punto guadagnato? Sicuramente, con tutte le assenze importanti che avevamo, 6 assenze del genere non le possiamo concedere a nessuno, quindi sicuramente un punto guadagnato, ma anche se devo dire alla fine il risultato credo sia giusto, perché noi non abbiamo rubato nulla, loro hanno fatto anche una buona partita, ma il nostro portiere 95 non è che abbia grandi pericoli. Ha fatto 2 ottimi interventi e questo gli darà fiducia, perché un ragazzo del 95 che esordisce in eccellenza e fa questa prestazione sicuramente ci fa ben sperare. All'inizio immaginava di essere nei quartieri alti della classifica? No, però se la gode. Me la godo e prendiamo consapevolezza che possiamo giocare alla pari con tutti, ripeto, giocare contro il Soverato che mira a posizioni importanti in classifica, giocare quasi alla pari con 7 uomini titolari in meno mi fa ben sperare per il futuro. Ma quindi voi cosa vi prefissate? Ma sicuramente la salvezza, il primo obiettivo che abbiamo è quello di mantenere la categoria. Dopo averla raggiunta si può sognare, ma prima stiamo con i piedi ben piantati a terra. Grazie mister. Mister Salerno, senta, questo incontro oggi, un pari che per voi è un punto guadagnato? Beh certo, punto guadagnato per come abbiamo giocato, sì, abbiamo fatto una prestazione non tanto bella e quindi il pareggio alla fine è giusto che ci sia. La partita come l'ha vista? C'è stata fatto un buon primo tempo, un pochino scialbo, poi il secondo tempo siamo entrati un pochino meglio del primo tempo, abbiamo creato qualche palla gol, è stato bravo il portiere a utilizzarla, però diciamo che il risultato è giusto. Sono stati bravi Biancaleone perché ha giocato anche con un 95 in porta, quindi è stato di bravo all'allenatore. Voi avevate tutti in la formazione diciamo titolare? No, oppure da me non ci sono formazioni titolari, c'è la formazione che sia meglio in campo, che sia bene durante la settimana, ha la possibilità di giocare. Purtroppo oggi avevamo qualche ciacco durante la settimana, abbiamo avuto qualche problema con alcuni giocatori e quindi c'è stato il risentimento sulla preparazione atleta, quindi, però diciamo che il risultato a Brancaleone in questo periodo è giusto, perché loro sono secondi in classifica e quindi va bene lo stesso. Voi che campionato pensate di fare? In partenza diciamo eravate partiti con delle ambizioni, o sbaglio? No, le ambizioni nostre sono quelle di lottare per vincere, per stare nei primi posti e vincere il campionato. Siete lì comunque? Siamo lì sopra, stiamo aspettando alcuni esiti, e quindi, però diciamo che la squadra deve migliorare di più sull'aspetto caratteriale fuori casa, avere più personalità nel gioco. Mister, vi può dare qualche problema delle decisioni che potranno venire in seguito o no? No, che intendo, Presidente? Troppo è un elemento fondamentale di questa squadra. È ovvio che stiamo aspettando il giudizio dell'arbitro, della Lega, e quindi sappiamo che è un po' difficile, però oggi non vi ha condizionato comunque? No, oggi no, anzi noi speravamo che si poteva fare questo regalo con una vittoria a Cristian proprio per dedicargli la partita a Cristian Biancone. Però diciamo che è stato sfortunato in alcune situazioni, però diciamo che
alla fine la squadra non ha risentito questo problema, perché si sapeva già un po' da tempo che questa poteva essere un giudizio negativo. Ora la prossima? La prossima abbiamo in casa Sassale, partita tosta. Tosta su tutti i punti di vista, perché è una squadra organizzata, è una buona squadra, è già il secondo anno che hanno la stessa squadra con qualche ritocco importante come Stagliano e Perrotte, quindi abbiamo una partita difficile sulla carta, però giustamente è poi sempre il rettangolo di gioco che decide la partita. Vi attendete qualcosa dalla dirigenza, qualche nuovo acquisto? No, ci stiamo muovendo sul mercato per completare questo organico, perché manca qualcosa e quindi la stiamo cercando di completare per essere una squadra competitiva su tutti i punti di vista. Grazie. Prego. Toscano, dirigente del Brancaleone, e commentiamo questo 0-0, una partita diciamo in cui le due squadre si sono equivalse. Sicuramente è stata per quanto riguarda la squadra ospite, allenata dal bravissimo Salerno. Ho visto una squadra messa in campo benissimo, non hanno prestato più di tanto la nostra difesa, in quanto lo dimostrano pure i risultati di tutte e cinque le partite, non abbiamo mai subito un gol, quindi significa che abbiamo una difesa granitica, quindi è la sicurezza del Brancaleone. Mi dispiace purtroppo, perché la partita non è stata fatta come avevamo preventivato di farla, in quanto subito c'è stato l'infortunio dell'unica punta che avevamo in panchina, quindi Galletta, e dopo niente, dopo la squadra, appunto il Soverato, l'esperienza di alcuni giocatori si è vista in campo, perché ha fatto girare tanto la palla, portando i nostri giocatori a fare il doppio della strada che facevano loro, e quindi di là appunto i crampi, il malessere dei nostri giocatori. Sì, avete però, avuto tutto sommato, diciamo, una partita, un risultato che a noi stava bene pure dall'inizio. Cioè, avete avuto tre infortuni oggi, è un qualcosa di sfortunato, oppure è solo una questione anche di allenamento? No, assolutamente no, è questione di sfortuna, in quanto noi abbiamo fatto un'ottima preparazione, le quattro partite che abbiamo fatto, siamo andati a giocare in campi diversi, noi abituati col campo in erba, abbiamo giocato in sintetico, abbiamo giocato in terra battuta, dominando o vincendo, portato a casa risultati positivi, addirittura tre risultati utili, quattro su quattro partite, tre vittorie e un pareggio. Con questo è il secondo pareggio, quindi per noi va bene così. Mi dica se diciamo avete intenzione di andare sul mercato per nuovi acquisti o portare qualche altra linfa a questa squadra. Per il momento noi assolutamente non andiamo sul mercato, perché siamo una matricola, vogliamo puntare sui nostri ragazzi e pensiamo di avere una squadra per poterci salvare. Dopodiché, insomma, quando si arriva a dicembre, può darsi pure che si faccia qualcosa, o per infortunio o per altri motivi, può darsi pure che si faccia qualche cambiamento. Ma per come è adesso la squadra, la società non ha intenzione di incrementare con altri giocatori. Dica in tutta sincerità lei cosa pensa, può ambire a un piazzamento playoff il Brancaleone, oppure si accontenta della salvezza all'ultima giornata? Noi assolutamente abbiamo dimostrato sempre in questi anni di stare con i piedi per terra, abbiamo vinto un ottimo campionato l'anno scorso, quest'anno siamo partiti come tutti gli anni con i piedi di piombo, perché il nostro obiettivo, anche per l'esperienza, la prima volta, l'esperienza in eccellenza, per la salvezza. Quindi dopodiché tutto quello che verrà sarà, però noi puntiamo solo e esclusivamente alla salvezza. Non abbiamo fatto investimenti per poter andare con i pensieri oltre, perché non era e non è neanche nelle nostre possibilità. Il Brancaleone lo conoscono tutti, è gestito da un gruppo di dirigenti, una famiglia, non abbiamo un imprenditore che mette soldi, quindi si va avanti così. Grazie. Grazie a lei.